Ciao a tutti, benvenuti nel nuovo video. In questo video vi faccio vedere cosa ho comprato da Boots. Nel video precedente avete visto i miei acquisti con i saldi al centro commerciale Westfield con la mia amica Valentina. Se ve lo siete perso, vi metto il link nell'info box, io ho fatto anche il vlog con lei, quindi è veramente molto molto divertente. Ma adesso bando alle ciance, da Boots ho comprato molte cose, ho fatto dei veri e propri affari. Inizialmente dopo Christmas, dopo il Natale, hanno messo tutti le confezioni regalo natalizie al 50% di sconto e io già da lì ho fatto due acquistini. Il primo ve l'ho messo nel video precedente per quanto riguarda il mega haul in generale, quindi metto sempre il link e lo vedrete. Il secondo, faccio vedere, ho comprato questo set di Starbucks che vendeva Boots, questo gift set con tre scatoline di latta. All'interno c'è lo chocolate in tre gusti diversi: il primo double chocolate, il secondo al marshmallow e l'altro al caramello. Devo dire la verità, non avevo letto il quantitativo dei sacchetti che ci stanno all'interno, però mi piaceva molto l'idea e il prezzo, perché invece di non mette a fuoco di 10 pound, l'ho pagato la metà a 5 e ho detto vabbè, 5 pound per cose di Starbucks, che Starbucks è sempre molto caro, ne vale la pena. All'interno ce ne come sono le sacchettine, però sono davvero miseri, estremi insipidi, davvero vale per 1 o 2 cioccolate calde per gusto, quindi non tanto. Infatti sono 29 grammi ciascuna, queste bustine non l'avevo letto. Se l'avessi letto magari forse non l'avrei preso, però vabbè, vedremo. Se mi piace mi faccio sapere anche. Poi, ho comprato, ho fatto della pentola, ho comprato una pentola alla griglia, una griglia diciamo per la carne con varie spezie, costava 18 pound e l'ho pagata 9, comunque un buon prezzo per una pentola con il sottopentola, con le spezie. Non ce l'ho qui, ce l'ho in cucina purtroppo, però se volete vederla cliccate sotto che c'è il video apposito. Poi, pochi giorni fa mi trovavo, dovevo andare al supermercato a fare la spesa a Clapham Junction e di fronte c'è un Mega Boots e lì c'avevano tutti i gift set, no? Ho detto fammi vedere cosa è rimasto adesso, perché veramente un mese oltre dopo il Natale. Sono andata a vedere e c'erano altri gift set, improvvisamente però ho visto che lo sconto non era più del 50 ma ben del 70%, e lì sono rimasta sconvolta. Ho detto adesso rubo, cioè prendo tutto quello che c'è in questo negozio. Mi sono fatta sì prendere la mano, ma anche perché erano veramente le offerte, era troppo, il 70%, bellissimo. E ho detto, ok, c'erano cose piccole, cose grandi, facciamo una cosa, compriamo delle cose che non avrei mai comprato a prezzo pieno, perché costavano troppo, il tuo costo 70, però me le posso, tra virgolette, permettere, quindi facciamo questo. Allora, ho comprato 4 gift set. Il primo è molto piccolo, cioè non è niente di che, però mi serviva, ho detto ve lo prendo. Questa è una pallina che si può mettere anche sull'albero di Soap and Glory, un brand che vende esclusivamente Boots, quindi da noi da Superdrug non ce l'abbiamo. Ho preso tutte cose che non posso trovare da Superdrug perché sarebbe stato inutile. E dentro ci sta Great Kisser, che è un lip balm. Si apre questa pallina e c'è il lip balm, vi faccio vedere, è un lip balm molto carino, già l'ho provato. Così, è quello che si spruzza il dito dentro ed è, non si vede, è pink, sa un po' di fragola, more, caramello, non lo so, è dolce, 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 è buono, è carino. Questo costava 5 pound e questo 70 l'ho pagato intorno, cioè 1 pound e 50, sì, era 1 pound e 50, ecco lo scontrino, la prova, ok. Un'altra cosa che ho preso, allora vi faccio vedere, una cosa che ho preso al mio ragazzo, lui non voleva, no, 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 ma alla fine gliel'ho fatto prendere, questo gift set di Number 7, sempre marchio esclusivo Abruzzo, questo è maschile, all'interno ci sono 5 prodotti, faccio vedere, sono tutti in full size, non mini size, il primo face, mi tolgo la plastica così si vede meglio, allora c'è un face wash energizing. Mi è caduta una crema, bellissimo. Poi un body and hair wash. Poi face scrub. Un siero per il viso energizzante. E il moisturizing, la crema per il viso. Cioè, ho visto un negozio che solo il siero costa 23 pound. Sono rimasta sconvolta, ho detto mamma mia. Questo gift set costava 40 pound.
che sinceramente normalmente a 40 pound non l'avrei mai comprato. Visto che c'è l'effetto, hanno detto vabbè, compriamolo, facciamoci questo regalo lussuoso al mio ragazzo. Invece di 40 abbiamo pagato solo 12 pound, 12 pound per 5 prodotti full size, ottimo, davvero ottimo. Poi passiamo alle cose migliori. Io ho messo Pengoi soprattutto per il packaging e le profumazioni. Ho provato il make up e non mi è piaciuto tanto, quindi non ho comprato make up. Ho comprato questo, vi faccio vedere. Ok, è un mega box. Mega. Ve lo apro, vi faccio vedere. Rosa. Con il fiocchettone qui. Questa è una pochettona, può essere anche una borsa. Bellissima, molto capiente. E guardate dentro la trama, carina. Possibile Victoria's Secret. Allora, dentro che c'è? C'è una spugnetta rosa Shop & Glory, molto morbida, che la utilizzerò. Poi c'è una body lotion, una crema per il corpo. Questi sono della linea Battle Yourself Moisturizing Lotion. Quella è la fragranza fruttata, comunque fruitigo questa. Poi c'è Foam Call, che è il bagno schiuma, sempre della stessa fragranza. Quella fragranza fruttata è molto dolce e buona, così. E poi infine c'è lo scrub Pulp Friction Foam Fruity Body Scrub. E così, c'è uno scrub. Purtroppo non mette a fuoco perché sto in piena luce, ok, non fa niente. E così, questi 3-4 prodotti all'interno, questa mega pochettona costava la bellezza veramente di, vi faccio vedere, di, non si vede, non si vedrà mai, vabbè, di 30 pound non le mie comprate. Invece io con 70% di sconto ho pagato solo 9 pound, proprio ottimo. E infine l'ultima cosa, l'ultimo gift set che mi sono regalata, il mio ragazzo me l'ha fatto notare, io subito, oh, l'ho preso, se lo trovo, sì, ok, perché io lancio le cose ovunque. Questo di Number 7 è molto glitteroso, quindi non si vede, vabbè. Skincare Collection è un set di 3, 4, 5, 6 cose, 6 prodotti, tra cui vi faccio vedere com'è carino, perché anche la confezioncina, oddio, la confezioncina merita, se non mi fa il riflesso, vabbè. C'è la fossa per capelli, con scritto Number 7, che ve la mettete in testa così, diciamo uguale a come me la sono messa in questo momento. Poi c'è Cloth, che sarebbe il, cioè, un puro cotone dovrebbe essere, un sito, non so, cotone, questo coso così, che è una salvettina, ok, è una salvettina. Poi c'è il in full size, questa non so se in full size è questa, la voglio aprire, ok. Beautiful Hot Cloth Cleanser, che sarebbe il, diciamo, cleanser, no? Per pulirvi la faccia, con il cloth, che sarebbe questa pezza che ci mettete. Come si usa? Si mette questo prodotto sul viso, lo si massaggia un po', si scalda il tovagliolino, diciamo, con l'acqua calda, lo si tampona, cioè lo si strizza, poi lo si tampona sul viso, fa questo effetto sauna che dilata i pori, così. Poi massaggiate di nuovo il prodotto e ve lo sciacquate con l'acqua fredda per richiudere di nuovo i pori. Comunque un trattamento di bellezza, tra virgolette, questo coso, un full size. Poi ci sono i mini size da 25 ml, crema viso da giorno, crema viso da notte e lo struccante occhi, che dice 30 ml. E questo costava 16 pound e con lo sconto di 70 l'ho pagato 4,80 pound, davvero un ottimo prezzo. Il prodotto è Number 7, che sono abbastanza di alta, medio alta fascia, quindi costano abbastanza. Questo è il mio video haul, fatemi sapere se volete avere le recensioni, le review di questi prodotti, mi farebbe molto piacere farvele. E che dire, a presto ragazzi, un bacio, ciao.